Gli hotel e le strutture ricettive non avranno più la possibilità di partecipare alle selezioni dei parcheggi auto di Comu Servizi Urbani. È la principale novità del nuovo regolamento per il rilascio e l'utilizzo di permessi annuali per spazi di sosta riservati a veicoli privati dei soli residenti stalli gialli e agevolati per i residenti senza riserva di posto auto stalli blu. Ieri sera in Consiglio Comunale il nuovo documento è stato approvato con 16 voti a favore, 8 contrari e 6 astenuti. In questo modo riusciremo a recuperare una trentina di posti auto in più per i residenti, spiega l'assessore alla mobilità del Comune di Como, Vincenzo Bella. Vorremmo poi riuscire a ricavarne altri ancora, stiamo pensando ad esempio ad alcuni posteggi vicino Piazza Perretta. Tra le altre novità che rientrano nel nuovo regolamento che disciplina gli stalli blu e gialli a pagamento in città, anche nuove regole in caso di accertamento delle violazioni nella compilazione dei documenti per richiedere il posto auto. Nei precedenti regolamenti, dice ancora l'assessore, era previsto che nel caso in cui fosse accertata la falsità dei documenti per ottenere il permesso al posteggio, il nuovo posto auto veniva immediatamente ritirato e Comu Servizi Urbani ridava indietro la somma pagata dal richiedente. Ora, conclude l'assessore, se le regole vengono violate la somma non sarà restituita. A cambiare infine saranno anche i tempi per la presentazione della domanda per il rilascio del permesso annuale che dovrà avvenire entro e non oltre il 1 ottobre. In questo modo, conclude ancora l'assessore, i cittadini non sorteggiati avranno tutto il tempo per trovare altre soluzioni.